questa è una manifestazione che viene organizzata grazie a Roberto. Abbiamo due eccellenze, due medaglie d'oro delle Olimpiadi. Lui si chiama Pino Matta. Nel 2000 lui ha vinto le Olimpiadi. Lui le ha vinte nel taekwondo, la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra 2012. Campionessa di atletica leggera, ha vinto i campionati italiani. Gaia Sarà. Dovevo fare ancora molto molto e soprattutto dovevo migliorare l'aspetto fisico, perché io avevo un buon tiro, sapevo palleggiare, sapevo passare, capivo come stare in campo, però fisicamente ero sempre un gradino sotto rispetto agli altri. Quindi la prima volta a 16 anni la prima dieta. Come ci sei arrivato? C'è stato un segreto che, al di là del mio rapporto col tatami, che è stato subito la cosa che mi ha fatto innamorare, cioè sono davvero, io cadevo, mi facevo male, questo era già un buon inizio, però è che volevo migliorare i miei limiti. Sono pigro e non mi piaceva alzarmi presto per andare a fare allenamento. E mi sono dovuto alzare presto, avevo la tendenza a ingrassare e mi piacevano i dolci e mi piaceva mangiare sempre, mangiavo le mie brioscine con la Nutella e anche quelle di mia sorella, ho dovuto lasciare quelle di mia sorella, no, non è, perché sono tutti i limiti che da bambino c'hai. È successo nella pallacanestro, Simone, qual è stato il tuo segreto, che cosa hai lavorato? Una squadra di basket di Terrazzina.